La gallina pasqualina, zampettando sbarazzina, esce fuori dal pollaio per andare dal verduraio. Ma nessuno gliel'ha detto. È passato ormai un mesetto. Dentro casa devi stare e se non ti vuoi annoiare, tira fuori i pennarelli, gioca con i tuoi fratelli, cuci, canta, leggi, suona e sarà una Pasqua buona. E voi non vorrete certo farvi una Pasqua senza la gallina pasqualina? Come si fa a fare una gallina di pezza? Ve lo insegniamo noi, se ci seguirete nel tutorial che seguirà questa presentazione. Colgo anche l'occasione per dirvi che a partire dalla prossima settimana verranno caricati su questo canale tanti diversi tutorial che hanno realizzato vari amici della comunità Papà Giovanni. E diventa un modo bello, originale, creativo perché tutta la famiglia possa giocare insieme, ognuno nelle proprie particolarità, ma stando insieme attraverso questi giochi, questi momenti di storie che vi verranno raccontate, questi momenti musicali o momenti creativi. Vedrete che ne vedremo, ne ascolteremo delle belle. Anche voi potete contattarci, mandarci vostre proposte. Tutto per poter trascorrere delle buone giornate in questo tempo che ci costringe sì a stare dentro le mura di casa, ma devi assolutamente continuare a permetterci di mettere in circolo il tanto bello che c'è. Un abbraccio a tutti, buona Ciao a Pasqua! tutti! Oggi, in questa settimana santa, ho pensato di fare un piccolo lavoretto in prossimità della Pasqua. Faremo questa gallinella l'occorrente è un pezzo di stoffa di 12 cm per 24, un qualsiasi pezzo di stoffa. Io l'ho ricavato dalla manica di una camicia. Del filo, se lo avete da ricamo oppure del normalissimo filo che metteremo doppio, spilli e un ago, due bottoni dell'ovatta, un laccetto lungo 50 cm, va benissimo anche un laccetto delle scarpe, della stoffa un po' spessa, io qui ho usato del feltro. Se ce lo avete in casa, se no va bene a qualsiasi tipo di stoffa, di qualsiasi colore, l'importante è che sia un po' spessa. Dei dischetti per struccare e del riso e un pennarello. Cominciamo. Allora, con il pezzo più piccolo ritagliamo piano piano la cresta. Quello che sarà la cresta della gallina. E la appoggiamo all'interno del nostro quadrato, nelle due parti che vanno poi tutte e due cucite. Da una parte ci mettiamo la cresta, dall'altra parte ci mettiamo questo triangolino che è il becco. Pieghiamo e allora. Andiamo a cucire, qualcuno di voi è capace di cucire a mano, va semplicemente cucita con un piccolo punto a filza. Altrimenti, se siete piccinini e non riuscite a cucire, vi fate aiutare dalla mamma e lo cucite con e lo fate cucire dalla mamma con la macchina da cucire. Andiamo a cucire il nostro pezzo. Una volta cucito lo rigiriamo. Lo rigiriamo con un ago, tiriamo fuori il più possibile. E questo è la nostra gallinella. Adesso la andiamo a riempire. Ci mettiamo dell'ovatta. Se non l'avete, vi ripeto,
potete usare anche dei dischetti portatrucco, struccanti, soprattutto nella parte dove c'è il becco e la cresta. Poi, quando le avete riempite per un po', prendete il riso e ce lo mettete dentro, un po' di riso. Avete visto, una tazzina, due tazzine, dipende da come la volete gonfia. Poi prendiamo il nostro laccetto, facciamo un nodo da una parte e un nodo dall'altra e lo infiliamo dentro in modo che le gambe sbordino. Facciamo una piccola piega, la fissiamo con uno spillo, qua lo stesso, posizioniamo l'altra gamba alla stessa distanza e completiamo con i con gli spilli. Adesso piano piano lo cuciamo. Se siete degli esperti delle esperte nella cucitura, potete provare anche a farlo con un punto festone, si chiama così, oppure punto asola, tanti nomi. Comunque è semplicissimo, infiliamo l'ago, poi cuciamo, andiamo per chiudere. Prima di tirare fino in fondo, infilate l'ago nell'asolina dove era andato, che si è formata. E così andiamo avanti fino alla completa cucitura. La nostra gallinella cucita. Le gambe, prima di tutto va chiusa al contrario di come è stata cucita. E poi le gambe vanno dalla parte dove c'è il becco. Adesso facciamo le ali. Prendiamo il nostro pezzo di stoffa, lo ritagliamo non riuscite a usare le forbici, fatevi aiutare dalla mamma, mentre la riempitura della gallinella la potete fare tranquillamente voi. Le posizionate dietro e sempre con un puntino nascosto. Adesso io vi dico questo, che potete farlo a mano, perché dobbiamo usare quello che abbiamo in casa, ma se voi avete in casa la colla a caldo, potete tranquillamente attaccarle con una puntina di colla a caldo. Ecco, così fate molto prima, insomma, è molto più semplice. Cucite sempre con lo stesso punto che vi ho insegnato a fare, quindi si punta e poi, prima che di finire il filo, si infila nell'asola, così viene un puntino un po' più rifinito. Ecco,
E adesso i due bottoncini. Prendete due bottoncini, sempre che avete in casa naturalmente, e se avete la colla caldo lo puntate con la colla caldo, se no lo cucite. Ecco le nostre gallinelle finite. Dopo Pasqua queste gallinelle possono diventare dei bellissimi puntaspilli. Grazie a tutti.